Farò sopra un video di 20 minuti perché lo sapete che non è il mio stile, mi piace andare dritto al punto, quindi vi rispondo, rispondo a tutti voi che mi avete scritto su Instagram, siete stati in centinaia ieri in particolar modo per quanto riguardava l'affare di Tagliavento che avrebbe detto nel corso del recupero del secondo tempo di Inter-Juve, ora facciamo recupero e poi vinciamo. Diciamo le cose come stanno, la prima cosa da dire è che la Lega sta esaminando i filmati, li ha esaminati e la prima cosa che ha capito è che quelle parole di Tagliavento che non sono recupero e vinciamo come molti vi hanno fatto credere, ma quanto recupero facciamo? Quindi pensate un po' a che livelli siamo in Italia. Sono state pronunciate alla fine del primo tempo regolamentare, alla fine dei primi 45 minuti, per capire quale sarebbe stato il recupero del primo tempo, che per la cronaca è stato di 6 minuti. Non c'è stato alcun dialogo tra Tagliavento e Allegri o Tagliavento e gli assistenti alla fine del secondo tempo di regolamentare. Quindi già qui viene smontata con un'enorme cazzata tutto quello che sta succedendo. Per quanto riguarda Allegri e il tono usato con il designatore, con Tagliavento, con Orsato, durante, mentre stavano di fronte alle telecamere, Allegri quando ha detto comportato bene, ha detto le parole comportato, si riferiva a se stesso perché è stato espulso dopo Inter-Juve, o meglio a pochi minuti dalla fine da Inter-Juventus per invasione dell'area tecnica, per invasione del terreno di gioco e trasgressione dei limiti dell'area tecnica, è stato espulso e ha detto: mi sono comportato bene, nel senso, poi ho fatto il bravo. Era una battuta che, come al solito, la maggior parte dei giornalisti di Serie C su Twitter cercano di strumentalizzare per portare l'attenzione a qualcosa che non sia le figuracce delle loro squadre. Veramente vi chiedo di non cadere in queste trappole, perché state ben tranquilli che tutte le news sulla Juve e sul calcio le trovate sul canale e vi assicuro che non c'è niente che dobbiate sapere. Sono tutte cazzate.